di nuovo allerta. Salgono i numeri di nuovi positivi e ricoveri nei reparti più esposti all'impatto del Covid. In pneumologia, sempre più spesso, i pazienti sono privi di copertura vaccinale. Scuola e trasporti. Sono questi i settori che da domani funzioneranno solo con l'esibizione del Green Pass. Annunciate proteste sia alla stazione ferroviaria sia al provveditorato. Il titolare di un'officina metalmeccanica di Lusiana è morto questa mattina schiacciato da un muletto. I passanti hanno visto il corpo a terra e hanno lanciato l'allarme. Inutili i soccorsi. Il maltempo torna a colpire. Un vero e proprio fortunale quello che si è scatenato ieri sera in alcune zone del Vicentino, colpita da grandi nell'area berica. Coldiretti sta già contando i danni. La pandemia del virus Covid raccontata nelle fiction e al cinema. Ne parliamo in studio con Jacopo Bulgarini Delci. CISL Vicenza è il sindacato che tutela i diritti dei lavoratori e promuove il lavoro per rimettere la persona al centro della crescita economica. CISL Vicenza. Un buongiorno a tutti voi, benvenuti alla prima edizione delle news di TVA. Non si fermano i ricoveri all'ospedale San Bortolo, crescono i casi in terapia intensiva e il reparto di pneumologia per metà è proprio adesso dedicato ai pazienti Covid. Lo andiamo a sentire. Chiara Beato. Buongiorno dall'ospedale San Bortolo, qui anche oggi i medici, primari, infermieri sono sempre in stato di allerta, pronti a vigilare sui ricoveri Covid, un bilancio che tende a salire più che a scendere. In questo momento ci troviamo nello studio del direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia, il dottor Giuseppe Idotta. Direttore, in questo momento il suo reparto che situazione presenta? È una situazione ancora relativamente tranquilla, nel senso che adesso abbiamo il reparto diviso a metà, con 12 posti letto riservati esclusivamente e chiusi ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta da Covid, da punita da Covid. Di questi 12 posti, 6 sono attualmente occupati. E sono di fatto, noi vediamo la presenza quasi esclusiva di pazienti con insufficienza respiratoria acuta e polmonite bilaterale da Covid in non vaccinati. Abbiamo una sola persona vaccinata, è una signora anziana, 88 anni, che adesso sta andando anche bene, ma che ha anche delle malattie associate, per cui questo è stato probabilmente il motivo per cui la signora si è ammalata. Sull'età c'è un calo di età? C'è un calo importante nell'età media, la più giovane era la signora che 2 giorni fa poi è stata trasferita ed è stata sottoposta appunto a parto cesareo di 32 anni, adesso è in osservazione ancora in rianimazione perché la situazione va monitorata in maniera molto molto precisa e gli altri vanno dai 40 anni fino ai 57-58, quindi l'età molto più giovane rispetto a quello che avevamo la passata ondata. Tra l'altro l'anno scorso in questo periodo noi non avevamo praticamente Covid ricoverati, cosa che invece abbiamo in questo momento. Adesso stiamo aspettando l'ondata dei rientri dalle vacanze in pratica, perché purtroppo la quota di persone non vaccinate è ancora molto alta per quanto ci riguarda. Bene, grazie al direttore Giuseppe Idotta, dallo studio del primario di pneumologia è tutto, linea a voi. Una farmacista dell'ULS 7 è stata sospesa. Si tratta del primo caso in provincia di Vicenza, ma non sarà l'ultimo, come ci spiega il presidente dell'Ordine dei farmacisti. Per il momento abbiamo trasmesso una sola sospensione da parte della ULS numero 7, ma ci aspettiamo che con il mese di settembre ci sia purtroppo un incremento di segnalazioni da parte della ULS. La prima sospensione di una farmacista, ma altre sono in vista. È da precisare che non è l'ordine che procede alla sospensione, ma l'ULS, a sua volta informata dalla regione, che incrocia i dati tra gli iscritti all'albo e i non vaccinati. La sospensione riguarda la non possibilità di avere contatti e quindi favorire la diffusione del contagio. E così il farmacista può proseguire un'attività diversa
occupando mansioni differenti, magari anche inferiori. Se questo non è possibile, e se magari se è un collaboratore di farmacia, deve essere lasciato a casa sostanzialmente, non può più presentarsi al lavoro. Va anche messo nel conto il caso di un farmacista Novax titolare di una piccola farmacia di quartiere o di paese senza altri collaboratori. Sospeso lui, si chiude? Se il titolare ha la possibilità di farsi sostituire nominando un direttore, la farmacia non viene chiusa, non ha nessun problema. In caso contrario, la faccenda può assumere carattere di gravità sostanzialmente. Da domani, 1° settembre, il Green Pass sarà necessario anche per gli aerei, i treni, gli autobus che fanno viaggi molto lunghi, che interessano più di 2 regioni. Green Pass anche per il personale scolastico, e si annunciano proteste per coloro che il certificato verde lo considerano una privazione della libertà. La lista delle attività per le quali sarà necessario essere in possesso della certificazione verde si allunga. Il Green Pass in regola, perché si è guariti dal Covid, per aver fatto le dosi di vaccino o un tampone nelle 48 ore, dovrà essere esibito dal 1° settembre anche da chi vorrà usufruire di mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Aerei in primo luogo, ma anche treni o autobus che superino i confini di almeno 2 regioni. Il Green Pass diventa obbligatorio anche per tutto il personale scolastico, insegnanti ovviamente, ma anche personale tecnico e di supporto della scuola. La prova del 9 inizia proprio domani con l'apertura degli asili nido e in questo senso l'attività dei comuni è già iniziata con la presentazione di alcuni certificati, la predisposizione di tutto quello che sarà necessario per il controllo a partire dalle 7 di domani mattina. E proprio in coincidenza con il termine fissato dal governo per ampliare l'ambito di applicazione del Green Pass al di là di ristoranti e locali al chiuso, palestre e piscine, ecco arrivare anche l'annuncio di manifestazioni. Da un lato è convocata una protesta della rete Scuola in Presenza davanti alla sede dell'ufficio scolastico provinciale a partire dalle 12.30. Dall'altro, sui social sta passando una convocazione di protesta nel 1° pomeriggio di domani in Campo Marzo. Le forze di polizia sono in allerta e mobilitate dal momento che una delle intenzioni annunciate dai manifestanti sarebbe quella di tentare un blocco del trasporto ferroviario. A Lusiana questa mattina il titolare di un'impresa metalmeccanica è morto travolto dal muletto. Allora andiamo a collegarci con Emanuele Borsato per i dettagli di questa tragedia. Sì, buongiorno da Lusiana Conco, ci troviamo in via Pilastro di fronte all'officina metalmeccanica dove questa mattina un uomo di 75 anni ha perso la vita travolto da un muletto, il muletto che vedete adesso qui alle mie spalle coperto da un telone. Un tragico infortunio sul lavoro senza testimoni, l'anziano era solo all'interno dell'officina metalmeccanica e stava per l'appunto manovrando il muletto, fatale, forse una manovra scorretta. L'allarme è stato lanciato verso le 8 da una passante che ha visto l'anziano riverso a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago. Vano purtroppo ogni tentativo di soccorso e di rianimazione. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 75enne Mario Pivotto, il suo nome. Tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Lusiana e dei tecnici dello Spisal. L'infortunio tragico di questa mattina a Lusiana Conco allunga l'elenco dei drammi sul lavoro in Veneto. Soltanto ieri sono stati 4, un malore è stato fatale alla dipendente di un vivaio nel Padovano, altri 3 gravi infortuni per caduta tra il Veronese e il Padovano. È il 42esimo incidente mortale dall'inizio dell'anno in Veneto, dati in aumento del 15% rispetto agli anni precedenti. E da Lusiana Conco per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie. Nel tardo pomeriggio di ieri il maltempo ha fatto una rapida incursione nella nostra provincia, raffiche di vento, grandine e anche danni ai vigneti.
Ancora grandine nel Vicentino. La perturbazione che si è abbattuta nella serata di ieri, oltre al vento e alla pioggia, ha scaricato chicchi di piccole e medie dimensioni in diverse aree della città e limitrofe a Vicenza, in particolare nei quartieri di Laghetto, la zona est del capoluogo, nonché la riviera Berica. Proprio nel basso Vicentino le colture saranno interessate da una valutazione per eventuali danni nelle prossime ore, in particolare i vigneti delle zone di Longare, San Gaetano e Costozza. Lo scenario che a molti si è presentato è quello di una sorta di nevicata che ha reso bianco tutto il paesaggio. In città si sono registrati piccoli allagamenti lungo le strade, ma non danni, anche se le raffiche di vento sono state in alcuni momenti molto intense. Tecnici e agricoltori di Coldiretti nel frattempo si sono subito attivati per monitorare l'impatto dell'ennesima sferzata meteorologica e a chiedere il giusto sostegno per chi svolge un'attività come quella agricola così esposta, fanno sapere in una nota dall'associazione ai cambiamenti climatici che provocano fenomeni estremi e di forte ricaduta sulle produzioni. Bentornati in studio, do il benvenuto all'ospite di oggi che è Jacopo Bulgarini Delci, buongiorno. Buongiorno e grazie. Già, vice sindaco della città, assessore alla cultura, oggi lei si occupa, non so se per passione, per lavoro, di serie televisive che sono un grande fenomeno insomma di questi anni. Diciamo per necessità. Per necessità. Nel senso che la mia impressione, ed è un'intuizione sulla quale sto provando in realtà a costruire un'attività anche sostanzialmente imprenditoriale, è che oltre che, diciamo così, giornalistico, oltre che narrativa di analisi eccetera, è che in realtà il mondo delle serie televisive sia il mondo attraverso cui possiamo leggere e scoprire, capire tutta una serie di fenomeni pazzeschi, profondi, fantastici che agitano il nostro tempo e la nostra realtà. E quindi sono delle grandi narrazioni, dei grandi racconti attraverso i quali possiamo davvero capire che cosa, tutta una serie di verità, di tendenze, di tensioni, di pulsioni del nostro mondo e del nostro tempo. Allora, ho piacere di dire che è mondoserie.it il sito di riferimento. So che ci sono molti appassionati che seguono sui social, direttamente sul sito. Intanto alle sue spalle stanno passando alcune delle serie TV più iconiche della storia e alcune tra le più recenti. E tutti, bene o male, le abbiamo viste, alcune o tante di queste. Perché piacciono così tanto? Perché hanno sostituito il film al cinema o anche in TV? È un'eccellente domanda, per la verità la risposta non è scontata, ma in realtà credo perché hanno la capacità di costruire delle narrazioni che sono così complesse, così articolate, così profonde, perché così lunghe, e la quantità in questo caso conta. Cioè il fatto di poter raccontare una storia che non si esaurisca in un'ora e mezza o in due ore, ma che prenda potenzialmente decine di ore. Calcolavo l'altro giorno che Beautiful non è considerabile una serie televisiva, è ovviamente una soap opera, un telefilm eccetera, ma Beautiful ha la bellezza di 8.000 puntate. Una persona che volesse iniziare a guardarla adesso ci perde una decina d'anni. Esatto, quindi in realtà questa è credo la risposta, perché raccontano sanno raccontare e costruire narrazioni con una complessità che altre forme non sono in grado di fare. Se ci pensiamo, non c'è mai stato nella storia dell'umanità un linguaggio culturale, un progetto culturale, un fenomeno culturale così trasversale, così globale. Una serie che esce in America viene vista quasi sempre in contemporanea da centinaia di milioni di persone nel mondo. Allora, uno dei motivi che ci spingono, a me e al gruppo di collaboratori che sta lavorando con me in questo progetto Mondoserie, è quello di andare a cercare di capire che tipo di effetti producono anche alcuni di questi racconti visti e assimilati da così tante persone contemporaneamente. Anche perché sono linguaggi che permettono appunto di essere fruiti, come ha detto lei, in maniera trasversale da tutti. Qualcuno si ferma alla superficie magari, a quello che viene raccontato, all'intrattenimento puro, e chi invece riesce ad andare più in profondità e scoprire molto molto di più. Beh, se dobbiamo raccontare qualcosa dell'attualità che stiamo facendo da un anno e mezzo, purtroppo, è ovviamente la pandemia. Le serie TV di pandemia hanno già parlato e ne parlano tuttora? Le serie televisive parlano di pandemia, i film anche, parlano di epidemie, parlano di virus da decenni. A me viene in mente forse la prima occidentale, una serie del 1975, quindi quasi 50 anni, si chiama Survivors, i sopravvissuti in inglese, e pensi un po', la trama è sostanzialmente questa. Uno scienziato cinese si fa sfuggire da un laboratorio un virus, questo avviene nei primi secondi della serie, che stermina gran parte dell'umanità. Sì, un po' come Conteggio nel film di Soderbergh, dove invece lo scopriamo, certo, alla fine, che certo. È un pipistrello a provocare danni. Allora, Bulgarini, ci vediamo un trailer che annuncia proprio una serata, questa sera, dedicata a questo tema. Poi ne parliamo, vediamo un attimo il trailer.
Nella TV e nel cinema popolare il tema del contagio è stato esplorato in molte forme e molti modi diversi. Film e show televisivi catastrofici, d'azione, dell'orrore, thriller, a volte dolorosamente profetici. Lungo un secolo, dal Nosferatu di Murnau fino a film, serie e docuserie recentissime, qualcosa è però cambiato, in modo inquietante. L'infezione, che un tempo era opera del caso o di un nemico malevolo, è diventata nel racconto qualcosa di diverso, colpa degli errori dell'umanità. Appuntamento stasera, come abbiamo visto, Parco delle Fornaci, c'è il Festival Fornaci Rosse, intorno alle 22. Sì, 22.15, io ho l'onore in realtà di chiudere il festival perché il mio sarà proprio l'ultimo evento in coda, dura poco, dura un 45 minuti, quindi insomma anche se l'orario è tardo non è impossibile. E fra l'altro, per curiosità, questo mio racconto sulla pandemia, raccontata a sua volta dal cinema e dalla televisione nei decenni, arriva subito dopo la conclusione del dibattito a cui partecipa Andrea Crisanti, quindi uno dei grandi nomi, diciamo così, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Naturalmente loro parleranno in maniera un po' più seria, tra virgolette, di questo tema. Io darò questa narrazione, questo racconto. Peraltro chi avrà la pazienza e la curiosità di venire ad ascoltarlo, penso che non se ne pentirà, perché scoprirà qualcosa di abbastanza, diciamo, in un tema inquietante e cupo evidentemente, ma anche abbastanza divertente, cioè come è cambiato il modo di raccontarci la pandemia e come è cambiato il rapporto narrativo tra l'uomo, gli esseri umani e questi eventi, il virus, quasi che fosse diventato progressivamente negli anni colpa nostra. Senta, spesso si dice, no, quando accade qualcosa di incredibile nelle nostre vite, pensavamo potesse succedere solo al cinema, di vederle solo nei film, è un po' quello che ci è capitato con la pandemia. L'aveva raccontata in maniera così drammatica la TV, il cinema, le serie, o è andata oltre questa pandemia? Beh, la realtà ha sempre la capacità straordinaria di andare oltre e al contempo anche di prendere ispirazione, di imitare, a volte di correggere, a volte di reinventare anche l'immaginazione e quindi quella realtà alternativa che è la realtà di finzione. E no, molte serie l'avevano raccontato in maniera, o film, in maniera anche più catastrofica. Contagion, per esempio, Outbreak qualche anno prima, o altre serie, in cui magari i morti sono molti di più, magari non ha un tasso di mortalità tutto sommato relativamente ridotto come quello che ha il Covid-19. Ma viverla ovviamente è un'esperienza diversa. Ecco, qua tutto sommato il rifugiarsi soltanto nella visione e revisione di questi lunghissimi universi televisivi non ha ancora la capacità di farci vivere, per fortuna, aggiungo io, da fruitore delle serie televisive, ma non ha la capacità di farci vivere la realtà nella sua complessità, nella sua bellezza. Tra le serie che abbiamo visto ce ne sono in costume celeberrime come The Crown o Downton Abbey, ce ne sono dedicate all'attualità o a racconti un po' più leggeri, penso alla Regina degli Scacchi che ha avuto grande successo di recente, ma la serialità è soprattutto True Detective, Fargo, Omicidio East Town, tutti racconti soprattutto di violenza per quanto riguarda la superficie. Lei sui serial killer farà un'altra serata molto presto. Esatto, perché dopo aver affrontato un paio di giorni fa il tema sempre fornacinoso del racconto della politica, che peraltro è una mia vecchia passione, diciamo, e raccontando stasera il racconto della pandemia mi sembrava di dover tenere un altro argomento lieve, e quindi fra una settimana, martedì della settimana prossima, che è il 7 o il 9, non ricordo più, di settembre ad Arzignano racconto invece la genesi dei serial killer, cioè come questo grande cattivo, questa grande figura di cattivo che oggi è infestante, è veramente formidabilmente presente tra cinema e televisione nel nostro immaginario, come è nata, quando è nata. In realtà è un'invenzione abbastanza recente, perché il serial killer nasce sostanzialmente alla fine negli anni 80 come popolarità, quindi è appunto un mostro, un cattivo nuovo e che pure è diventato così dominante, è un altro racconto. E che affascina, perché innegabilmente tutti siamo sempre fatti affascinare molto da questo tipo di storie. Serie TV, qual è la prima della serie TV di oggi, che conosciamo oggi, dell'epoca moderna, diciamo? Allora, ci sono due scuole di pensiero. Qualcuno dice Twin Peaks, io tra questi, quindi 30 anni fa, 1990-91, qualcuno dice Soprano qualche anno dopo. Io sono della scuola di Twin Peaks, perché Twin Peaks ha inventato un po' il racconto moderno della televisione, ha mostrato che in TV si poteva fare arte, si poteva fare cinema, non c'era bisogno di rimanere vincolati a quel racconto episodico, no? Del formato da telefilm, per l'appunto, quello o magari poliziesco, in cui in una puntata c'è un delitto e l'indagatore investiga e la soluzione arriva nei 40-45 minuti e poi lo spettatore può andare a dormire tranquillo. No, in Twin Peaks si respirava il mistero,
in altre grandi serie che sono venute dopo. Il successo più clamoroso a livello mondiale, mi vengono in mente Lost, mi vengono in mente adesso Game of Thrones. Sì, certo, no, Lost peraltro, lei ha toccato un'altra serie del cuore, perché Lost credo sia un fatto un po' anche generazionale, è stata una serie grandiosa che è forse la prima che ha, come dire, popolarizzato la visione della serialità televisiva in quella forma. È stato in quegli anni, chi l'ha seguita in quegli anni ha avuto la sensazione forse per la prima volta di vivere quasi un fenomeno per l'appunto comunitario, no? Globale, mondiale. Ci si interrogava sui significati, si cercava di scoprire, di capire gli indizi, cosa voleva dire. Game of Thrones è stata la grande serie, il grande racconto dei nostri anni, però poi ci sono anche serie piccole, no? Perché lei ne ha citata una, per esempio, se posso parlare di una serie... Certo. Di quest'anno, Mare of Easttown, cioè Omicidio a Easttown in italiano. Abbiamo visto prima la locandina, sì, con Kate Winslet. Kate Winslet è strepitosa, una, sì, serie gialla, investigativa, però anche questa costruita con caratteristiche di grande intelligenza, in questo caso paradossalmente antispettacolari. È un racconto molto a tinte come dire, beige, un po' grigie, un racconto fatto anche di piccole storie, di dolori, di sofferenze, eccetera, ed è un racconto di grandissima intensità. Bello, è una serie adulta, ci vogliono anche le serie adulte, oltre alle baracconate che ci vengono propinate, specie con supereroi, gente in calzamaglia, costumi, cappe, insomma. Alla fine ci riescono solo gli statunitensi o anche fuori dagli Stati Uniti nascono buone serie? No, Italia. Anche fuori dagli Stati Uniti, in Italia, noi peraltro su mondoserie.it abbiamo raccontato proprio nei giorni scorsi la prima forse grande serie moderna italiana, che è Romanzo Criminale, che ha reso possibile poi serie che abbiamo conosciuto, visto, apprezzato, da Gomorra, Subur o 000 in anni anche più immediatamente recenti, però Romanzo Criminale forse è stata un po' la prima con quelle caratteristiche anche di prodotto di esportazione. Ci sono ottime serie in Inghilterra soprattutto, qualche buona serie in Francia, gli Stati Uniti restano ovviamente ancora la potenza trainante. Almeno in quel campo, perché... Adesso che si è consolidato il fenomeno, la dimensione giusta, perfetta di una serie per funzionare, se dovesse esserci una ricetta, cos'è? 5 puntate? 10? 2 stagioni? Una sola? Mediamente si va sulle 8-10 puntate a stagione, magari con un numero di stagioni non infinito, ecco, questa mi sembra essere la ricetta che si sta un pochino assestando, però in verità il video on demand, la possibilità di decidere quando guardare una cosa senza dipendere dal palinsesto, diciamo così, un po' vecchio stile, ha rivoluzionato talmente tanto proprio le abitudini e anche le modalità produttive, che oggi ci sono anche serie drammatiche che di solito duravano magari 45-50 minuti a puntata, che durano invece 20-25-30, anche lunghezze variabili. Quindi in realtà è un universo pazzesco, credo che solo in America si producano qualcosa come 500 nuove serie ogni anno, nessuno ha il tempo di guardarle tutte, e l'ambizione del nostro progetto Mondo Serie è proprio appunto quella di offrire una sorta di guida ragionata a un universo e a un mare infiniti e perigliosi anche da navigare. Perché su 500 ce ne saranno 5 di eccellenza assoluta, decine, certo, di buone. Sì, un sacco di schifezze, esatto. E fra l'altro non c'è niente di male, questa è una cosa che io dico sempre, nell'andarsi piuttosto che perdere tempo a guardare una porcheria appena fatta solo perché ne stanno parlando tutti, guardiamoci una bella vecchia serie. Lei ne ha citate alcune: Breaking Bad, capolavori assoluti, Lost, Twin Peaks, True Detective, che probabilmente non avrà una quarta stagione, andiamoci a rivedere le stagioni vecchie, no? Insomma, quelle, ci sono grandissime serie, non c'è nessuna necessità di rincorrere a tutti i costi l'ultima novità. Allora, l'appuntamento per stasera a Fornaci Rosse, al Parco Fornaci, alle ore 22:15, arrivate qualche minuto prima, virus e pandemia. Virus e pandemia. E speriamo che ci sia qualcosa dopo, insomma, da continuare a raccontare. Credo proprio di sì, voglio sperare. Grazie Jacopo Bulganini Delci. Grazie a voi. Noi col prossimo servizio andiamo a Schio. 30.000 euro per sostenere e recuperare un patrimonio dell'umanità. Il comune di Schio finanzia un bando per la sistemazione dei muretti a secco, strutture dichiarate dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale. L'amministrazione comunale Scredense, attraverso l'emanazione di questo innovativo bando di finanziamento, si rivolge a tutti i cittadini privati o conduttori di fondo nelle aree collinari e montane del nostro territorio. Stiamo parlando delle zone del Tretto e di Monte Magrè, che sono universalmente attraversate da dei manufatti architettonici che in gergo definiamo masiere. La particolarità dei muretti a secco è di essere costruiti sistemando le pietre una sopra l'altra senza usare altri materiali se non in alcuni casi la terra asciutta. Preservare queste strutture significa anche salvaguardare e valorizzare il territorio e la sua storia. Anche noi abbiamo deciso, attraverso questa piccola azione di supporto ai nostri cittadini, di andare incontro a quella che è un'esigenza collettiva di valorizzazione e salvaguardia del territorio. Infatti una loro anche corretta manutenzione consente di mitigare quello che è l'impatto dell'ormai omnipresente dissesto idrogeologico.
Per promuovere la valorizzazione delle masiere è previsto anche un corso di formazione tenuto da esperti per apprendere le corrette tecniche di recupero. Oggi finisce il mese di agosto e, come da tradizione, noi nell'ultimo giorno ripercorriamo i fatti accaduti nella nostra provincia. È il mese per eccellenza dedicato alle vacanze, agosto, ma quello del 2021 segna il debutto del certificato verde, il famigerato Green Pass, lasciapassare universale per la socialità. Ristoranti, bar, piscine e palestre, musei e alberghi, il QR code divide la popolazione in due, chi entra e chi no. Il primo giorno, venerdì 6 agosto, scorre via con qualche intoppo, ma complessivamente in modo positivo. E è venuto fuori che non è registrata la seconda dose, cosa che invece io ho fatto il 7 luglio. Quindi adesso cosa le ha suggerito di fare? Di andare in farmacia a cercare di recuperare la certificazione della seconda dose. Un pochino più indietro, per favore, perfetto. Perfetto, grazie. Il marito di mia sorella mi hanno detto di correre qua. Un telo bianco a coprire il corpo, accasciato vicino al trattore. Attorno il silenzio. Tragedia a Marano Vicentino. Un uomo di 67 anni viene ucciso dal vicino di casa. Una lite furibonda, l'ennesima tra i due. Poi i colpi di fucile che mettono fine alla vita di Mario Walter Testolin. A sparare Gelindo Renato Grisotto, immediatamente arrestato e condotto in carcere a San Pio X. Una notte tormentata, brevissima. Alle prime ore del mattino Grisotto decide di mettere fine anche alla propria vita. Il cadavere viene rinvenuto all'interno della cella. La procura avvia accertamenti sulle ultime ore di vita dell'uomo. Questa seconda tragedia era inimmaginabile. Io ho parlato a lungo con lui prima dell'interrogatorio e la prima cosa che ho fatto è stata sondare il suo stato d'animo. Devo dire che lui spontaneamente mi aveva escluso la volontà di compiere gesti estremi. A fine mese scoppia un focolaio Covid in casa di riposo. A Cartigliano decine di contagiati tra ospiti e personale. La direzione della RSA sospende tutte le visite e si fa sempre più pressante la necessità della terza dose del vaccino. Per quanto riguarda la terza dose, io spero veramente che arrivi presto, che arrivi anche subito e che comunque la comunità scientifica abbandoni qualsiasi altro pensiero e si concentri se questa è una cosa che serve. Sicurezza per i tuoi risparmi di una vita e una garanzia per il tuo futuro. Questo è ciò che Volksbank garantisce al proprio cliente tramite i molteplici servizi offerti. L'inaugurazione della nuova filiale in corso Palladio è simbolo di propositività. Grandissima soddisfazione per me e per noi, insomma per il mio team. Siamo da Vicenza da circa 15 anni come Volksbank. Adesso abbiamo deciso di fare un passo ulteriore per appunto accompagnare la crescita della città in un momento che è un po' particolare. C'è l'esigenza di avere un rapporto, una relazione col cliente che vada verso una relazione costante e vicina appunto al cliente stesso. Una grande soddisfazione per la nuova filiale, il cui focus principale è quello di garantire al cliente un servizio di qualità e del tutto personalizzato. I nostri consulenti sono specialisti nel creare relazioni durature, basate sulla fiducia. Il nostro approccio è internazionale, di grande esperienza, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio del cliente. Il nostro stile di consulenza è multidisciplinare ed innovativo e grazie al nostro servizio di wealth management abbracciamo prodotti selezionati con criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governance. La gamma di prodotti offerti è molto ampia.
Un'attenzione rivolta non solo al singolo, ma anche alle aziende che possono affidarsi completamente ai consulenti competenti grazie al servizio del Corporate Banking. Si tratta di un servizio che la banca organizza per servire e andare incontro alle esigenze di clienti aziendali. Ci occupiamo di esigenze di finanziamento, di esigenze di transazione e della gestione anche delle liquidità delle aziende. Ci proponiamo di stare molto vicino al nostro cliente per la capacità di servire e di conoscere i vari settori. Per scoprire tutti i servizi di Volksbank, visita il sito internet o passa direttamente in filiale in Corso Palladio 46. Con voi saremo protagonisti del futuro. Stasera su TV A c'è I due volti della vendetta, la locandina la vedete, 21:15 il film di stasera sulla nostra emittente. Ci fermiamo qui, ci salutiamo, vi lascio con le immagini della vostra estate. Una buona giornata. Fai finta che sia un passo dalla luna e fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda e sembra lo faccia apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente, se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi, dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, che bella questa sera. CISL Vicenza è il sindacato che tutela i diritti dei lavoratori e promuove il lavoro per rimettere la persona al centro della crescita economica. CISL Vicenza.